tra il 1604 e il 1606. Oggi è custodita nella Cappella Cavalletti della Basilica di Sant'Agostino a Roma. In quegli anni viene fondata la Biblioteca Angelica di Roma, prima biblioteca pubblica italiana. Miguel de Cervantes pubblica la prima parte del Don Chisciotte. E il 28 maggio a Roma, nel corso di una rissa armata, Caravaggio uccide un rivale ed è condannato a morte, cominciando una fuga disperata. Il marchese Ermete Cavalletti, che aveva visitato Loreto, desiderava onorare tale meta privilegiata per il popolo cattolico, luogo di guarigioni e redenzioni. Per questo, la vedova del Cavalletti, volendo assecondare la volontà del marito defunto, decise di commissionare quest'opera a un grande pittore, scegliendo proprio Caravaggio, artista già celebre nella Roma del Seicento. La tradizione iconografica vedeva la Vergine col bambino in trono dentro un'edicola, oppure seduta sul tetto della Santa Casa, che gli angeli sorreggono e portano in volo verso Loreto. Due anziani pellegrini sono inginocchiati di fronte a Maria, che tiene in braccio Gesù bambino, riconoscibili dalle aureole e dalle tradizionali vesti di Maria, con la tunica rossa, simbolo della sua umanità, e il manto blu, simbolo della trascendenza che l'ha avvolta trasformandola in Madre di Dio. Sorregge Gesù già grandicello, tenendolo con un panno bianco, simbolo sia del sudario che avvolgerà il suo corpo deposto dalla croce una trentina d'anni dopo, sia dell'immenso dono che lei porge all'umanità sofferente. Era uso infatti presso la corte dell'imperatore bizantino che i doni che egli elargiva venissero offerti sorreggendoli con un panno prezioso. Quindi Maria, regina del cielo, fa un dono imperiale all'umanità tutta. La Madonna si trova in piedi, è appena uscita di casa e i suoi piedi nudi poggiano sulla soglia di pietra del primo gradino. I pellegrini sono inginocchiati di schiena sulla strada e si inchinano con le mani giunte di fronte alla Vergine. I loro abiti sono poveri e polverosi a causa del lungo tragitto compiuto. Nel giubileo del 1600 Caravaggio aveva avuto modo di osservare la grande moltitudine di pellegrini poveri e laceri venuti a Roma e nei due anziani pellegrini egli non riproduce solo le icone dei devoti viandanti, ma li rende sineddoche di un'umanità dolente in cammino in questa valle di lacrime, alla ricerca di una redenzione e di una purificazione. I due bordoni degli anziani pellegrini sono prefigurazione dei due bracci della croce, strumento di tortura e di redenzione, di vergogna e di purificazione, che Cristo userà per liberare l'umanità dal peccato che la mortifica e aprire nuovamente ad essa i cancelli del Regno dei Cieli. Si nota che i due pellegrini hanno i piedi sporchi e gonfi. Il tema dei piedi nudi è uno dei dogmi fondamentali della corrente pauperistica tanto cara a Caravaggio. Sono il simbolo dell'umiltà, dell'ubbidienza e della devozione. Vi era un'antica prassi in voga a Loreto che voleva che tutti i pellegrini, una volta giunti al cospetto della casa, dovessero compiere tre giri intorno ad essa a piedi scalzi. I due pellegrini, dopo un viaggio pieno di stenti e dopo il canonico giro attorno alla Sacra Casa, vengono ricompensati con l'apparizione di Maria e di Gesù. Questa povera soglia assomiglia a un palazzo dell'Ortaccio, quartiere formatosi durante la Controriforma e in cui erano segregate tutte le prostitute per cercare di arginare questo fenomeno.
In più pare che Maria abbia le fattezze di Maddalena Antonietti, detta Lena, una cortigiana di alto bordo, amica o amante di Caravaggio, che spesso gli faceva da modella. Quindi, l'ambiente riconoscibile come l'ortaccio e il fatto che la modella fosse una prostituta erano chiare allusioni. Inoltre, la sua singolare posa era per il popolo un evidente richiamo a quella che le donne di strada assumevano davanti agli usci delle loro case per adescare i clienti. Sant'Ambrogio, dottore della Chiesa, insieme a San Girolamo, Sant'Agostino e San Gregorio I Papa, in una sua opera, Il Commentario al Vangelo di Luca, definì la Chiesa casta meretrix, ovvero casta prostituta, con un ossimoro sconcertante, ma in realtà devotissimo. La Chiesa, secondo l'analisi del testo biblico da parte di Ambrogio, non rifiuta di accogliere nel suo grembo molti fuggiaschi, ma essa è tanto più casta quanto più grande è il numero dei fuggiaschi con cui si unisce. Inoltre, secondo il testo del santo, la Chiesa è meretrice casta perché molti amanti la frequentano per l'attrattiva dell'affetto, ma senza la sconcezza del peccato. Il termine meretrix, prostituta, nel testo di Ambrogio viene a indicare la sconfinata capacità di accoglienza della Chiesa e perde dichiaratamente qualunque significato deteriore. È tra lei e una meretrice e facendo scoppiare lo scandalo. Maria, che qui rappresenta la Chiesa, non rifiuta l'unione con numerosi fuggiaschi e tanto più è casta quanto più è congiunta al maggior numero di essi, ovvero i miliardi di persone che sono stati e saranno i fedeli. La Chiesa è Vergine Immacolata, senza ruga, incontaminata nel pudore, amante pubblica, meretrice casta, vedova sterile, vergine feconda. Tale espressione evoca anche il corpo mistico di Cristo, ovvero la Chiesa, composta da tutti i fedeli che, unendosi a lei, diventano un corpo solo in Cristo. Seicento, per rappresentare la Vergine, simboleggia il corpo mistico di Cristo e la Chiesa. Perché non appare la Santa Casa? Per l'artista non occorre dunque rappresentare le mura della casa di Nazareth, in quanto in Maria, che ha portato nel suo ventre l'Eterno fatto uomo per 9 mesi, vi è tutto quanto basta a renderla casa di Dio, santa e immacolata. Della casa di mattoni si intravede solo la soglia e il gradino di pietra su cui ella pose i piedi. Il gradino è simbolo dell'altare e inoltre della pietra dell'unzione dove fu deposto il corpo di Cristo dopo la morte per essere unto di balsami e profumi e avvolto nel sudario. Non è solo una pietra, ma evoca la biblica testata d'angolo. Ecco quindi Cristo che sarà umiliato, torturato e ucciso, scartato dalla storia, ma che della storia diverrà testata d'angolo. Lo stipite di marmo cui Maria si appoggia per sostenere suo figlio è un rimando agli stipiti delle case del popolo ebreo poco prima dell'uscita dall'Egitto quando furono liberati dalla schiavitù. In tale occasione fu celebrata la prima Pasqua ebraica.
Quindi lo stipite di marmo evoca la salvezza ottenuta dal popolo ebraico durante il passaggio dell'angelo della morte e per analogia la salvezza attraverso il sangue di Cristo, agnello di Dio, sceso dal cielo per liberare l'umanità. Il piccolo Gesù, che rimanda a quello della Madonna dei Palafrenieri, è ormai abbastanza grande per scendere dalle braccia della madre e manifestarsi al mondo, come fece quando aveva 12 anni e nel Tempio di Gerusalemme lui, sapienza divina, discusse con i sacerdoti che rimasero impressionati per quanto un ragazzo della sua età sapesse. Ora, osservando con amore l'umanità rappresentata dai due anziani pellegrini, pare desideri scendere dalle braccia della madre per consolarli e incoraggiarli. Si crea un'analogia. Gesù, in braccio a Maria, è frutto benedetto del suo ventre, così come, pendendo dalla croce, diverrà frutto di benedizione e redenzione venuto a disinnescare il pericolo del pomo avvelenato preso senza permesso da Eva e Adamo nell'Eden. I due anziani divengono quindi anche un rimando al primo uomo e alla prima donna, capostipiti dell'umanità, che hanno privato tutti i loro discendenti della condizione divina in cui Dio li aveva collocati e che adesso implorano di potervi rientrare. La Regina del Cielo è, nonostante la sua grandezza, vicina agli umili, umile come loro. E il tramite tra l'umanità e suo figlio, Dio vivente fatto uomo. Entrando sotto la sua protezione, si vive al riparo dal male del mondo e si pregusta la gioia che attende l'umanità redenta alla fine del pellegrinaggio terreno. Maria, santa casa, è sulla soglia della dimensione di felicità che Dio da sempre ha preparato per gli uomini da Lui tanto amati. La strada è lunga e difficile, la porta è stretta, ma oltrepassata quella, la gioia sarà senza fine.